Signor Presidente Cateriano, caro amico Pedro Alvaro, gracias per il tuo invito e per le parole che hai detto adesso. E non è vero che ieri io andavo più veloce di lui a Machu Picchu, è che stavo scappando, perché il suo ammiraglio, il vostro ammiraglio, è un tifoso della Juventus e mi stava dicendo i risultati della Fiorentina e non era molto bello. Però era molto bello stare insieme a Machu Picchu, in un luogo unico, incantato, simbolo della bellezza del Perù, ma forse simbolo della bellezza della civiltà, che è capace di fare cose che nessuno immagina possibili. Chi avrebbe mai potuto immaginare che lassù in cima si poteva costruire un capolavoro di ingegneria straordinaria, un capolavoro di bellezza? Ti sono e vi sono grato dunque per aver iniziato la visita, la prima visita di un capo di governo italiano in Perù, da un luogo simbolo che ci ha consentito di illuminare meglio gli occhi. Ci è stato spiegato che quando si entra a Machu Picchu si tira fuori tutto il meglio di quello che abbiamo, e in qualche misura anche il video di presentazione del Perù ci ha raccontato questo, e ci consente di lavorare insieme con questo business forum, per il quale ringrazio Andrea, ringrazio Licia, ringrazio naturalmente il ministro per il commercio estero e per il turismo, Silva Magali, Piero Ghezzi, ministro della produzione, Carlo Calenda, che ha organizzato in modo splendido questa missione, perché questo nostro lavoro del business forum possa essere un lavoro operativo, un lavoro efficace, un lavoro capace di dare dei risultati. Ecco, io sono molto lieto per aver avuto questa occasione di visitare il Perù. Sono il primo in 70 anni, cerchiamo di far sì che il secondo non arrivi nei prossimi 70 anni, un po' prima. Noi, caro Pedro, abbiamo parlato ieri a lungo del diritto costituzionale, perché lui è un professore, un esperto di diritto costituzionale, e quando parlava della stabilità e della democrazia diceva cose che ho sentito arrivare dal suo cuore e che sono cose molto vere, molto importanti. Il Perù è cresciuto in questi anni e la comunità internazionale lo considera un partner affidabile perché ha saputo tenere insieme tre cose: una crescita economica importante, una media di oltre il 6% all'anno, un'attenzione alle regole del gioco, alla solidità democratica, che è precondizione per ogni investimento, e un'attenzione agli ultimi, ai poveri. Il tasso di riduzione della povertà che il governo del vostro presidente Humala è riuscito a raggiungere è molto interessante e importante. Queste tre caratteristiche: crescita, diritti, inclusione. E questo tema è un tema molto importante, come ha riconosciuto il Fondo Monetario Internazionale. La riunione che si è svolta proprio a Lima qualche settimana fa, per noi ha partecipato il ministro dell'economia Padoan, dimostrando nella scelta di questo luogo quanto sia importante valorizzare i progressi. Ma tutti, anche i paesi che hanno diverse tradizioni, devono fare degli sforzi per cambiare. Il mondo sta cambiando a una velocità impressionante. Per esempio, noi in Italia stiamo facendo delle riforme, anche noi, perché sappiamo che la certezza delle regole del gioco è una condizione dello sviluppo, anche nei paesi che fanno parte del G7 o del G20. Per esempio, il mio governo è il governo numero 63 in 70 anni di storia repubblicana. Abbiamo fatto una riforma della legge elettorale, il presidente è molto esperto
delle regole del gioco italiane e stiamo concludendo una riforma della Costituzione proprio per dare più certezza e per andare anche noi, tutti i paesi hanno bisogno di cambiare e di darsi delle regole più efficaci possibili. E lo sanno gli imprenditori, queste regole sono la condizione per poter fare degli investimenti. Questa mattina ho visitato il cantiere della metro di Lima, dove alcune aziende italiane stanno mostrando una straordinaria forza. Salini Pregilo, Ansaldo STS, Ansaldo Breda, Italfer, molte aziende stanno lavorando in quella realtà e sono in alcuni casi mi hanno fatto l'elenco, alla 12ª metropolitana senza guida, diciamo driverless, senza automatica. È un fatto importante, positivo, noi siamo molto orgogliosi di questo, ma sappiamo che dobbiamo fare sforzi ancora maggiori se vogliamo stare al passo coi tempi, perché l'innovazione può permetterci delle carte da giocare di grande, grande livello. Ecco perché abbiamo tutti bisogno, in un mondo in cui tutto cambia, di correre più velocemente degli altri. Perù e Italia possono farlo insieme. Perù e Italia hanno delle occasioni di crescita che sono occasioni davvero significative. E la presenza così rilevante di tanti imprenditori a questo Business Forum va esattamente in questa direzione. Noi non ci accontentiamo di vivere dei nostri ricordi. Noi vogliamo costruire progetti e sogni. In Perù e in Italia potrebbe essere comodo vivere di ricordi. Scherzavamo sull'ingegneria di Machu Picchu, come potremmo discutere dell'architettura del Rinascimento. Grandissime pagine del passato, ma se vogliamo essere coerenti con quella storia, dobbiamo valorizzarne l'eredità culturale, dobbiamo tenerla cara, ma contemporaneamente sfidare le nostre aziende a fare ancora meglio. E io vorrei dire alle imprese italiane che sono qui che ci aspettiamo molto da loro, che ci aspettiamo molto dalla volontà delle italiane e degli italiani di investire, di considerare la globalizzazione come una grande opportunità, di presentarsi in tutte le competizioni, i bandi, le licitazioni che ci saranno con grande energia e dinamismo. L'Italia sarà al vostro fianco. E contemporaneamente dico agli imprenditori peruviani che siamo aperti a ogni tipo di scambio, a ogni tipo di condivisione, di confronto. E dico al Presidente che da parte nostra c'è la massima disponibilità a rafforzare e a rendere ancora più vigorosi i nostri scambi, a partire dagli scambi del bene più prezioso che abbiamo, le nostre studentesse, i nostri studenti. Sono i benvenuti in Italia, siamo pronti a ogni tipo di scambio interuniversitario, pensiamo che su questo tema ci sia una parte del futuro del mondo che ha bisogno di risposte immediate da parte nostra. Ecco perché oggi siamo qui per concludere degli accordi, se sarà possibile, in bocca al lupo a tutti voi, per stringere dei rapporti più forti. Siamo qui per discutere insieme di quali sono le prospettive dei prossimi mesi e dei prossimi anni, ma dobbiamo in particolar modo in settori che sono settori importanti per tutti, non soltanto quelli caratteristici italiani. È molto bello il video italiano perché cerca di far vedere un'Italia diversa dai soliti luoghi comuni, ma è comunque un'Italia forte, dalla moda al cibo, alle questioni di infrastrutturazione tecnologica, ma quello di cui dobbiamo essere consapevoli è che ci deve unire e legare sempre di più una forte amicizia culturale. Il nostro mondo ha bisogno di persone che sanno vedere prima e sanno vedere oltre. Mi ha colpito ieri leggere un antico proverbio inca che dice: se vuoi crescere e imparare, guarda dove i tuoi occhi non vedono. È molto interessante perché se un paese vuole crescere, deve guardare al futuro, deve essere capace di innovare prima, deve essere capace di immaginare quello che accadrà. Nei prossimi 10 anni la rivoluzione tecnologica cambierà profondamente il sistema della manifattura tradizionale, in Italia come in Perù, in Europa come in America Latina.
il sistema della pubblica amministrazione sarà cambiato, ne parlavamo ieri. Diceva ieri il Presidente, diceva ieri Pedro, la burocrazia è la nemica della democrazia. Stavamo camminando verso l'elicottero a Machu Picchu, ha detto una cosa che è molto vera in Italia. Credo che con questa frase, caro Pedro, prenderesti il voto del 99% degli imprenditori qui presenti italiani. L'1% è perché sbaglia a votare, ma voterebbe anche lui per te. Ma per combattere la burocrazia, abbiamo bisogno di che cosa? Abbiamo bisogno di innovazione. Faccio un esempio che riguarda il nostro paese, l'Italia. Noi abbiamo storicamente un problema con l'organizzazione dello Stato e il fisco, e l'evasione, e le tasse. Il problema delle tasse c'è dappertutto nel mondo. Un grande comico diceva: bisognerebbe pagare le tasse con un sorriso. E l'altro rispondeva dicendo: ho provato, ma loro volevano i soldi, non il sorriso. Ma al di là delle battute del comico, è importante sottolineare come l'innovazione può cambiare il fisco. Ti faccio un esempio italiano. Per tanti anni in Italia si sono fatti convegni, discussioni, dobbiamo combattere l'evasione, dobbiamo ridurre il peso del fisco, e poi non siamo riusciti a fare un buon lavoro. Nell'ultimo anno e mezzo la svolta non l'ha data il nostro governo, ma l'innovazione. Per esempio, la dichiarazione precompilata, cioè il sistema in cui lo Stato manda a casa del cittadino, in questo caso del lavoratore dipendente o del pensionato, l'elenco delle proprietà e chiede di verificarlo, permette di avere un quadro molto chiaro di ciò che accade. E non a caso noi abbiamo trovato soltanto nell'ultima settimana 220.000 nostri connazionali, lavoratori dipendenti o pensionati, che si erano, diciamo così, dimenticati di pagare le tasse. E semplicemente con un click abbiamo potuto chiedere gentilmente, per cortesia, ti ricordi di pagare le tasse? È un meccanismo di cambiamento profondo, non è più lo Stato che va alla caccia dei cattivi, ma un click e l'innovazione che attraverso i big data e attraverso la gestione informatica permette di cambiare. Un paese semplice raggiunge risultati migliori. Da qui ai prossimi 10 anni, questa esperienza che l'Italia sta facendo e che è unica al mondo per il momento, può essere un'esperienza che è riprodotta anche altrove. E magari noi impareremo delle cose dal sistema peruviano su questo o su altri settori. Ecco perché è centrale che ci sia lo scambio, l'amicizia, la collaborazione, e ci sia però anche la volontà di portare a casa dei risultati concreti. E allora, da questo punto di vista, prendiamo atto di alcuni elementi importanti. Il Perù oggi non soltanto all'Alleanza del Pacifico, ma con i nuovi accordi tra Americhe e Oriente è un partner privilegiato. Ieri siamo saliti con un aereo di Alenia Air Macchi fino a Cusco e pensiamo non tanto al fatto che Alenia Air Macchi può vendere degli aerei al governo peruviano, ma il fatto che Alenia Air Macchi, faccio un esempio, debba avere, ne parlavamo ieri, una planta, come si dice, è corretto, planta, qui per poter utilizzare il Perù come hub di tutta l'area. L'area del Pacifico e, perché no, in prospettiva anche un'area più grande. Questo può valere per altri di voi o per possibili partnership. E allo stesso modo abbiamo delle occasioni concrete di lavoro su singoli punti sui quali da parte nostra siamo pronti a fare tutto ciò che serve. E allora ho concluso. Noi abbiamo una grande esperienza nel rapporto con il Perù e il Perù credo che abbia una grande passione reciproca per l'Italia. Ieri ho incontrato, caro Pedro, la comunità italiana, mi ha molto colpito, e ho incontrato la comunità italiana di vario genere, dai ragazzi del servizio civile che fanno cooperazione internazionale, alle aziende, alle realtà culturali, a chi fa scavi archeologici come il professor Orefici, a chi in questi anni è diventato, uso le tue parole,
un'istituzione, il padre Ugo De Censi, che è qui ormai da tanti anni e che ho incontrato ieri in un paio di occasioni, sempre più in forma che mai, e che dalle montagne lombarde si è trasferito a Chiacas qualcosa come, credo, 50 anni fa, o forse no, più o meno 50 anni fa, dando vita all'operazione Mato Grosso. Quello che è interessante è che questa storia di amicizia abbia un futuro. Voi, imprenditrici e imprenditori, avete l'occasione di scrivere una pagina di futuro. Non basta raccontare il passato, non basta vivere di ricordi. Machu Picchu è bellissima, come bellissima Roma, come bellissima Venezia, come bellissima Firenze, come sono bellissime le città d'arte. Ma la cosa più bella è il futuro che dobbiamo scrivere insieme. E allora, da parte dell'Italia e del governo italiano, la massima partecipazione all'impegno delle realtà imprenditoriali che sono qua. Noi ci siamo come sistema paese. L'Italia in passato ha avuto ottimi giocatori, talvolta giocavano ciascuno per conto proprio. Siamo invece una grande squadra con grandissimi giocatori, e contemporaneamente agli imprenditori peruviani l'augurio e il grande in bocca al lupo da parte nostra, sapendo che il governo italiano, nell'essere qua per la prima volta a livello di vertice, vi dice una semplice cosa: noi crediamo in questo paese perché pensiamo che insieme Italia e Perù possano non soltanto raccontare un grande passato, ma rendere il nostro presente più semplice e il nostro futuro più curioso e divertente. E per tutti questi motivi, davvero di cuore, grazie per l'invito, e mi raccomando, da qui ai prossimi 70 anni verrà presto un altro, presto no, diciamo, verrà un altro Presidente del Consiglio, se dico verrà presto è la notizia. Quando verrà il prossimo Presidente del Consiglio, tra un po', portiamo non soltanto dei numeri, delle statistiche, dei risultati, portiamo la cosa più bella che abbiamo, la grandezza, l'orgoglio e la forza dei nostri valori e delle nostre emozioni. Grazie di cuore.